proprio con precisione nell'ambito di questa sezione vicino lontano, in quanto la narrazione che stanno costruendo attraverso la loro esperienza artistica le sorelle Peirce, attraverso questa ci raccontano, ci dimostrano un po' anche attraverso un senso di autenticità e di verità come si può costruire un percorso artistico con un fortissimo impegno civile e etico, piaccia o non piaccia, ma comunque bisogna dare atto di questa grandissima coerenza, a tratti anche forte e estrema, ed è questo che io in particolare apprezzo di loro. Con un po' di anni che abbiamo avviato questa collaborazione, e tengo anche molto importante sottolineare il fatto che loro sono impegnate anche in progetti concreti per quanto riguarda la residenza che hanno ideato e che continuano anche con fatica a portare avanti. Nulla altro da aggiungere se non un doveroso un saluto del sindaco che come amministrazione quest'anno ci ha offerto questa sede così prestigiosa nel centro della città e soprattutto magari così con curiosità ascolteremo anche una visione o un pensiero di un profilo così scientifico come il suo, come si può rapportare anche nell'ambito, cioè, ovvero quale può essere un rapporto tra scienza e arte. Penso che qualcosa sicuramente riuscirà a tirare fuori dal Beh, innanzitutto sono molto lieto, però già qui bisognerebbe iniziare con con una giustificazione, perché appunto il primo episodio dimostra appunto come viviamo in un centrismo speciale, no? Dal punto di vista della specie, perché appunto c'era un signore che voleva entrare con un cane e gli si è detto: no, mi dispiace, ma in musei i cani non possono entrare, hai visto il regolamento. E allora già qui appunto già è provocatore, cioè, il tema già è una provocazione. Sì, io anche avrei appunto autorizzato, però poi immediatamente si è aperto il problema, no? Ma allora si entra, poi devono entrare tutti, poi si entra quello col cavallo, poi quello con l'elefante, come va la giraffa, no, quella giraffa ci starebbe. E quindi, insomma, alla fine soltanto quelli più piccoli possono entrare, quelli che non pagano il biglietto, che non vede nessuno. Grazie quindi per questa provocazione. D'altra parte, diciamo, già l'arte è provocazione. Mi ricordo una delle sorelle Pes, eravamo proprio al parco scientifico tecnologico, no? Dove ci perdevamo in queste canneto infestanti, no? C'erano questi bambù infestanti, e c'erano questi cavalli che erano stati da loro recuperati, che erano destinati appunto al macello, e invece veniva dato loro forse i primi passi così di libertà. Mi ricordo questo happening, questa performance, sono stato probabilmente una decina d'anni fa, forse. Qualcosa di meno, 2007. Quindi sette anni fa. E sì, questa mattina appunto forse il presidente Verona si riferiva al fatto che questa mattina, quando davanti ai ragazzi che parlavano, dei ragazzi delle scuole, sul problema dello straniero, no, gli ho detto: ma qui veramente siamo tutti stranieri, perché forse solo le cianoficee, no, c'erano, no, e sono quelle alghe appunto che cosa sono, 3 miliardi di anni fa, no, hanno cominciato a sintetizzare, no, le cianobatteri hanno cominciato a sintetizzare l'ossigeno. Allora gli dicevo appunto che guardate, pensateci, che se no la nostra specie appunto non pensavo di arrivare qui. Se noi appunto come sapiens, un tempo ci chiamavano sapiens sapiens, secondo penso Linneo, no? Invece da un po' di tempo sono sapiens, no? Perché si sono dovuti ricredere, no? Ma è vero, però no, il motivo era perché nelle riclassificazioni, però insomma è abbastanza metaforico. Comunque, e noi sapiens, se abbiamo potuto, diciamo così, infestare come il bambù tutto, è proprio perché riusciamo ad avvantaggiarci degli escrementi, appunto, delle deiezioni, diciamo, batteri, che appunto sono l'ossigeno. Noi siamo tutti aerobici,
solo, cioè viviamo appunto di quello del prodotto di scarto degli anaerobici. Quindi già solamente questi pensieri ci fanno già ci spiazzano e ci costringono comunque a una revisione del nostro punto di vista. Come sempre appunto l'arte ci aiuta ad anticipare e a rivedere quella che è la nostra prospettiva, e quindi io sono ben lieto e ho raccolto l'invito, anche se non sapevo. Poi ho lo scorso, diciamo, questo romanzo epistolare di Caffo e Sonzogni, e poi hanno detto che hanno anche preparato qualche cosa, diciamo, di speciale, e quindi a loro i complimenti, a voi i complimenti per essere intervenuti qui, perché certamente per questo tipo di arte performativa ci vogliono sia gli artisti, però ci vuole anche il pubblico, e quindi i complimenti vanno anche a voi, e soprattutto appunto a sorelle Pers, che si sono impegnate e che hanno, insomma, un percorso ormai, come abbiamo detto, da molti anni su queste tematiche, e che credo abbia molto da insegnare a tutti. Grazie e buona serata. Beh, innanzitutto grazie al sindaco Furion per essere stato qui, sì, per essere qui con noi, averci introdotto, Alessandro Verona. Ringraziamo il pubblico per essere qui, e alcuni altri ringraziamenti di rito. La Regione Friuli Venezia Giulia per il supporto che ci ha sempre dato, il Comune di Udine, in particolare appunto il sindaco, per il patrocinio e per essere qui, il Festival Vicino Lontano, il Museo di Casa Cavazzini, i Civici Musei di Udine per l'ospitalità, Vulcano per il supporto, e le altre collaborazioni con Animot, la rivista filosofica dell'animalità, il blog Aline Fabula, Trieste Contemporanea e l'Officina. E ringraziamo Valentina Leonardo per aver accettato il nostro invito. Brevissima introduzione. Rave è questa realtà molto particolare. Si tratta di una residenza internazionale per artisti che si fonda sull'idea del biocentrismo, ovvero il principio che ogni vita è importante, non solo la vita umana. Partendo da questa idea, fondamentalmente ospitiamo artisti un po' da tutto il mondo a realizzare delle opere lì da noi, in questo contesto dove vivono animali salvati dalla macellazione, proprio per offrire un differente background. E da qui poi, da questo tipo di interazione, partono le idee degli incontri, delle conferenze, dei dibattiti, proprio perché comunque se il biocentrismo è il focus, la modalità è sempre interdisciplinare. Proprio per questo motivo, datosi che Leonardo e Valentina hanno appena scritto questo bellissimo libro, Un arte per l'altro, l'idea di coniugare il pensiero di arte, animalità e filosofia, non potevamo che non invitarli, Dunque Leonardo è un filosofo, lavora all'Abont di Torino, all'Università di Torino, è considerato il maggiore esponente dell'antispecismo etico in Italia, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra cui Il maiale non fa la rivoluzione e appunto Un arte per l'altro. Valentina Sonzogni è una storica dell'arte e dell'architettura, ha lavorato in numerose istituzioni all'estero e in Italia, tra cui la Kiesler Foundation a Vienna, il Guggenheim Museum a New York, e attualmente lavora al Museo Castello di Rivoli a Torino, a Rivoli. Bene, e a questo punto vi dirò anche un'altra cosa. Loro, come accennava prima il sindaco, hanno preparato un percorso molto particolare e sarà un omaggio a Terzani, e quindi si svilupperà su quattro temi fondamentali: la morte, Dio, il corpo e l'animale. E a questo punto io passo la parola a Leonardo Valentina. Allora, innanzitutto grazie a Tiziani, Isabella, Reiva, al sindaco e al museo, insomma a tutti coloro che hanno accolto in qualche modo la nostra proposta, che, come giustamente diceva Tiziana, è un dialogo con Terzani. È una cosa abbastanza nuova per entrambi, sia per me che Valentina, nel senso che abbiamo cercato di pensare come si poteva rendere onore a un uomo di una tale intelligenza. E io ho cercato di proporre a Valentina, immediatamente ci siamo trovati d'accordo, che il mio modo per rendere onore a qualcuno non è tanto celebrarlo ciecamente, come di solito si fa, ma è discutere le sue tesi, cioè vedere se le sue tesi hanno un senso sostanzialmente. E Terzani, nell'ultima fase della sua vita, ha veramente proposto delle tesi filosofiche che andavano ben al di là del suo ruolo di giornalista, ma che riguardavano
qualcosa di molto elaborato e complesso che possiamo definire in modo del tutto ampio, vago, generico, dopo andremo a vedere perché, una concezione di umanità diversa a quella a cui lui era stato abituato, che aveva visto in giro per il mondo e che in qualche modo si sentiva di respingere per costruirne un'altra, attraverso un lavoro anche di ibridazione rispetto a quello che era stata la sua concezione dell'Oriente e la sua consapevolezza di uomo occidentale. Per cui le quattro tesi, a partire da Terzani, sono queste, adesso vedremo perché. Una tesi che riguarda il corpo, una tesi che riguarda Dio, una tesi che riguarda gli animali e una tesi che riguarda la realtà. Queste quattro tesi in realtà poi alla fine vedremo dipingono un unico affresco, diciamo un affresco unitario che riguarda appunto quella concezione di umanità che vi dicevo, ma per prima cosa dobbiamo sentire che cosa aveva da dire lui a tal proposito e poi noi, come dire, interpellandolo e dialogando con lui cercheremo di capire se funziona. La domanda che ci facciamo oggi è: quello che diceva Terzani, oltre a essere profondo, oltre a essere significativo, funziona? Cioè noi possiamo utilizzare Terzani oltre che elogiarlo o appunto fare un premio in suo onore? Prego. Con un altro colpetto. Vedi, sono andato in paese, ho incontrato il vecchio parroco di questo paese, che è un uomo carinissimo, 82 anni. E lo conosco da quando ero bambino e mi chiamava sempre perché andassi a messa e non ci andavo mai. E mi spieghi, gli ho detto, scusi, questa del corpo. Che a un certo voi promettete alla gente che un giorno suonano le trombe pa, 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 e tutti riprendono il loro corpo. Quale corpo, dico? Quello di quando erano bambini o quello di quando erano adolescenti belli o di quando come lei, 82 anni, ormai senza capelli, un po' acciaccato. E se tu sei, cioè, avevi gobbo, storpio, ti ridanno quello lì. Ma io ne voglio un altro, scusi. E poi abbiamo parlato di Dio. E tu vedi un'altra cosa, che secondo me avete sbagliato proprio. C'è un errore di fondo nella vostra teologia. Questo di dire che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma è una balla. Non l'ha fatto affatto a sua immagine e somiglianza. È l'uomo che ha fatto Dio a sua immagine e somiglianza. E gli ha messo la barba, l'ha messo su una nuvola, l'ha messo a giudicare. E gli ha attribuito tutte le più orribili emozioni umane. Questo Dio vendicativo, cattivo, che ti guarda sempre. Ma tu pensa un po', tu commetti un peccato, lo offendi questo Dio. E lui ti manda in inferno per sempre, non ti perdona, per sempre. Ma chi c'ha questi sentimenti? L'uomo, vendicativo, cattivo, orribile nei confronti dei suoi simili. A me divertiva in America, mi scioccava guardare la televisione che guardavo ogni tanto per passare delle ore mentre facevo queste diavolerie. Allora, non so, venivano fatti come quelli della scuola di Columbine, su cui meravigliosamente ha fatto il film e scritto Michael Moore. No? L'America si sciocca, un bambino entra in una scuola, spara ai compagni, e l'America si sciocca, tutti scrivono, intervistano gli psicologi, chiamano gli psicanalisti, e come mai? Dico, ma di che si meravigliano? Perché come dici tu, c'era uno studio che non ricordo esattamente, ma diceva che uno studio americano diceva che un bambino normale, guardando le sue normali, terribili, lunghe ore di televisione al mondo, ogni anno vede 4.350 assassini, 2.300 stupri. Per cui c'è da meravigliarsi poi se quello riproduce nella sua vita queste cose. Tutta la nostra società è fatta per dare spago alla violenza. E allora, violenza produce violenza. Non c'è niente da fare. Per questo anche il mio essere vegetariano è una scelta morale. Ma come si può allevare la vita per uccidere e mangiarsela? Come si può tenere in delle spaventose gabbie migliaia e migliaia e migliaia di polli a cui si deve tagliare il becco perché non becchino, impazzite come sono, poi le galline che ti stanno avanti? Come si può allevare un vitello, che è bello, no? Un piccolo vitello, chiuderlo in una scatola di ferro, in una gabbia di ferro,
perché cresca anchilosato dentro e la sua carne rimanga bianca. Tutto per ingrassare, tutto perché possiamo avere anche noi parte di questa realtà, ce la possiamo mangiare. Hai mai sentito gli urli di un macello di maiali? E come puoi mangiare il maiale? È possibile. Allora, adesso con questo video avrete capito perché noi abbiamo estrapolato queste quattro tesi. Se voi prendete lo scheletro di quello che ha detto Terzani, lui fa proprio un percorso in cui passa dalla concezione del corpo, va verso Dio, parla degli animali e poi ci invita a un principio di realtà. Ci sembrava giusto discutere le sue tesi perché molto spesso si ricordano i personaggi non per quello che realmente hanno detto, ma per l'immagine che un po' in qualche modo noi ne filtriamo, che è anche l'immagine più comoda che noi ne possiamo derivare. Ma gli insegnamenti di Terzani sono degli insegnamenti profondamente rivoluzionari che ci invitano a guardare un mondo completamente diverso da quello che viviamo tradizionalmente. Adesso io e Valentina utilizziamo i nostri strumenti, che chiaramente sono diversi da quelli di Terzani, che sono un po' l'arte e un po' la filosofia, per cercare di capire se tutto ciò funziona. Ma per prima cosa vediamo una specifica tesi di Terzani. Che cos'è che ci fa così spavento della morte? Quello che ci fa paura, che ci congela davanti a quel momento, è l'idea che scomparirà in quell'attimo tutto quello a cui noi siamo tanto attaccati. Prima di tutto il corpo. Del corpo ne abbiamo fatto un'ossessione. Questo viene dalla fine del mio inizio. Sono sempre io, scusate. Vai avanti. Allora, cerchiamo un attimo di vedere due macro concezioni del corpo che in qualche modo caratterizzano il pensiero occidentale, e poi vediamo la concezione del corpo a cui Terzani in qualche modo strizzava l'occhio in questo video che vi abbiamo fatto vedere. La prima, mettimi anche la seconda subito. Da un lato abbiamo Deleuze e Guattari, che riprendono la concezione del corpo spinoziana, cioè tipica di Spinoza, secondo cui l'uomo è essenzialmente un corpo, e il corpo è sostanzialmente anche ciò attraverso il quale noi esprimiamo la nostra forma di vita. Dall'altro lato abbiamo Cartesio, che in realtà è il vero obiettivo polemico che Terzani ha nel momento in cui ci racconta questa sua concezione della corporeità. Perché, senza addentrarci troppo dentro le concezioni di Cartesio, delle meditazioni prima filosofia, sappiamo che Cartesio è diviso tra mente e corpo, quasi una frattura tra mente e corpo, per cui il corpo in qualche modo è quasi un accessorio della vita umana, è la vera vita, in qualche modo la vita mentale. Questa è una concezione che attraversa tutta la nostra cultura, anche quella religiosa per esempio, per cui l'anima è essenzialmente qualcosa che addirittura sopravvive al corpo, anche se poi ironicamente Terzani ci riporta a dire, qui questi addirittura ci dicono che noi poi riportiamo il nostro corpo e andiamo in paradiso col corpo, ma di quale corpo esattamente stiamo parlando, ci chiede lui, no? Il corpo di quando siamo giovani, forti e belli, o il corpo che aveva lui, che stava lottando contro un tumore, era vecchio, era stanco e chiaramente avrebbe probabilmente fatto a meno di portare quel corpo in giro per tutta l'eternità. Però chiaramente queste due concezioni sono due concezioni che sono sempre state in lotta tra loro all'interno della cultura occidentale. L'uomo essenzialmente come corpo, Spinoza e Deleuze e Guattari, piuttosto che anche maestri del teatro come Carmelo Bene. Pensate, Carmelo Bene, quando doveva dare la definizione di umano, lui era un provocatore, diceva: l'uomo è essenzialmente un tubo digerente. Si sente qualcosa di speciale, ma quello è un tubo digerente, niente più di questo, nel senso che quando si scassa il corpo si scassa tutto il resto. Non c'è altro, noi siamo quello. E il motivo per cui noi normalmente ci pensiamo come altro dal corpo è perché non lo sentiamo. Quando è che cominciamo a sentire il corpo? Quando ci ammaliamo. E allora cominciamo a sentire una parte del corpo, tipo mi fa male la gamba, mi fa male la testa, mi fa male la mano. Lì ci ricordiamo di essere fatti di questo. E allora Terzani cercava di riportarci a una concezione che è questa. Qui chiaramente sono immagini che giocano con gli stereotipi per ovvi motivi, perché per immagini dobbiamo fare questo percorso che stiamo facendo adesso, cioè il fatto che corpo e anima, corpo e mente, corpo e vita mentale, come meglio le vogliamo chiamare o definire a seconda appunto del nostro background, gli occidentali, non sono una cosa distinta, ma sono un tutto unitario che
fanno sì che anche la concezione di corporeità come primaria non neghi la spiritualità, anzi il rapporto che noi abbiamo col corpo è anche un rapporto che è esso stesso spirituale, e in qualche modo Terzani, nel momento in cui ci fa quel racconto in quel video, ci sta dicendo questo. Funziona o non funziona quello che ci sta dicendo Terzani? Beh, in qualche modo sì, nel senso che la critica al corpo, mente divisi di Cartesio è ormai in qualche modo esplorata da tutta la cultura filosofica. Terzani non si sofferma con quel dettaglio, ma ci sta dicendo una cosa che noi oggi accettiamo, cioè che è impossibile concepire la mente senza il corpo, che è esattamente quello che invece sosteneva Cartesio. Posso concepire che la mia mente esista senza che il mio corpo esista, diceva lui, dunque la mia mente può esistere senza il mio corpo. Qual era l'errore di Cartesio? Che passava dalla concepibilità alla fattualità. Lui si poteva concepire come mente e pensava che allora la sua mente potesse esistere senza corpo, ma chiaramente lì c'era un errore. Un errore che in qualche modo noi possiamo rintracciare anche attraverso le immagini della storia dell'arte, e qui passo la parola a Valentina. Allora, per iniziare a parlare della corporeità, io ho scelto un'opera di Tiziano Vecellio, che ha lavorato non molto lontano da qui, e che con Tiziano Terzani, di cui vi do il nome, La Barba Bianca. Questo è un quadro degli anni 70, del 500 naturalmente. Tiziano in quel momento era un uomo anziano e inizia a esplorare la cultura visuale umanistica da un punto di vista antiumanista, cioè dalla parte dei soccombenti. Inizia infatti a mettersi nei panni, o a comunque a sviluppare una forma di compassione e di empatia per i perdenti della mitologia. Quest'opera racconta una singolare tensione tra Apollo e Marzia, un concorso musicale tra loro due, in cui Apollo vince con l'inganno e la punizione per il satiro Marzia, lo scuoiamento. Tiziano non opera soltanto uno scuoiamento del corpo di Marzia, il satiro che è appeso nel mezzo del quadro, ma opera un vero e proprio disfacimento della pittura, della corporeità della pittura. Questi sono quadri dell'ultimo periodo di Tiziano, in cui a torto si riteneva che Tiziano dipingesse in questo modo perché la sua vista era calata, perché era diventato anziano, perché il suo corpo non reggeva più la fatica della pittura. Non è vero assolutamente, perché Tiziano nel decennio dal 70 al 76, il decennio dei 70, consegna alcune opere per Filippo II che sono dipinte con lo stesso stile della pittura di Tiziano che noi conosciamo, per cui Tiziano deliberatamente decide di dipingere con le mani e con la spatola. Perché? Perché questa pittura fatta dalla parte dei soccombenti non è più la pittura cristallina e umanistica dove viene esaltato il corpo, la forza e la mente, ma è una pittura che mette in dubbio la realtà stessa dell'esistente. Soprattutto in questo quadro Tiziano si rappresenta in un autoritratto in Re Mida, che è la figura che vedete sulla destra, con la corona, mentre osserva il satiro a metà tra la rassegnazione e una forma di compassione. Se passiamo all'immagine seguente, guardiamo ancora un altro artista di circa 400 anni dopo, Francis Bacon, che appunto ha ragione, giudicato uno degli artisti del Novecento che si sono più interessati al discorso sulla carne, sulla corporeità dell'umano. Questo è un quadro che viene tratto da una foto del 52 che segue questa, ma la vediamo dopo, in cui Francis Bacon stesso si raffigura in una cella frigorifera, viene raffigurato con due quarti di bue alle spalle. Chiaramente quest'opera deriva dallo studio di una scena di crocifissione e lo squartamento e la crocifissione, quindi la macellazione rituale e la crocifissione, diventano per Francis Bacon una sola realtà in questa interpretazione. Se guardiamo nella foto successiva, vedete come Bacon stesso una volta si rappresenta come carnefice in questa foto, un'altra volta si identifica appunto con la vittima quasi della crocifissione.
Quindi un atteggiamento ambivalente in cui la carne umana e la carne non umana, il confine tra carne umana e carne non umana scompare assolutamente e lascia appunto trasparire un dubbio e una identificazione proprio tra corpo umano e corpo animale. Qual è la cosa fondamentale rispetto a quello che poi ha detto Valentina? Questa è una frase tutta di Bacon, puoi portare avanti, c'è un altro pezzo e poi c'è l'autore. Questa assimilazione, questa ibridazione tra corpo umano e corpo animale, che è quella a cui ci riportava Terzani all'inizio. Lui passa tutta la nostra società, è fatta per dare spago alla violenza, e sta ancora parlando degli umani, e poi immediatamente ci dice per questo anche il mio essere vegetariano è una scelta morale. Cioè ci sta dicendo che la violenza è trasversale e nel momento in cui vedeva gli umani soffrire non potevano pensare agli animali che soffrono. E qui Bacon ce lo dice in modo abbastanza esplicito. Certamente siamo carne, siamo potenziali carcasse. Quando entro in una macelleria penso sempre che è sorprendente che io non sia lì al posto dell'animale. Quando entrate in una macelleria e vedete quanto bella può essere la carne e poi ci riflettete, potete pensare a tutto l'orrore della vita, di come si vive uno a scapito dell'altro. È ancora Terzani che parla. Un corpo osservato bene può dire moltissime cose e se c'è un libro in cui andare a leggere il passato di qualcuno e forse anche qualche indicazione sul suo futuro, è certo quell'involucro di vita che uno si porta dietro dalla nascita, piuttosto che un qualche volume di astrusi calcoli fondati sulla relazione fra le stelle e l'ora in cui si è venuto al mondo. Questa è una citazione tratta da un indovino mi disse. Che cosa è avvenuto in questa prima parte? Perché è essenziale capire perché l'abbiamo fatta in questo modo. Stiamo cercando di costruire la via del pensiero di Terzani che ci fa capire come la nostra ossessione per il corpo, cioè il pensare che non c'è niente al di là del corpo, che poi è anche però il teatro in cui si consuma la violenza, quella della macellazione, che ci riporta anche a come mai non ci sono io appeso al loro posto, perché se la violenza è possibile allora non ci sono io lì nel momento in cui vedo questi corpi, queste carcasse. Ma questa ossessione per il corpo ci porta anche a pensare anche al sacro attraverso la dimensione corporea, che se voi pensate a un momento rappresentativo nella storia dell'arte che in qualche modo ci racconta la nostra concezione, quella proprio degli occidentali, fide delle religioni positive, di come noi ci rappresentiamo Dio, per non parlare appunto del momento della creazione, quindi nel momento in cui l'umano viene creato, noi abbiamo questo ovviamente, cioè Michelangelo. Che cosa c'è qui? Questa è un'esemplificazione pratica di quello che ci ha detto Terzani nel video che abbiamo mostrato all'inizio. Com'è che noi ci rappresentiamo Dio come un corpo di un uomo bianco, ovviamente, occidentale, nei lineamenti è ovvio, con la barba, sintomo di saggezza, e anche a Dio cosa diamo? Diamo l'assoluta corporeità e noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Questa ossessione per il corpo non si riflette soltanto nel fatto che noi pensiamo in qualche modo in modo ossessivo al nostro corpo, ma anche tutto ciò che è spirituale, che in qualche modo dovrebbe andare per definizione al di là della corporeità, è esso stesso chiuso in un corpo. Noi qui non l'abbiamo fatto vedere, ma pensate anche a che cosa vuol dire il Dio che si fa uomo, attraverso appunto la sua esemplificazione nella corporeità assoluta che è data da Cristo. Se andiamo avanti, infatti, pensate come Terzani mette in contrapposizione la cultura occidentale con quella orientale in modo esplicito proprio su questo punto. Questo è un punto essenziale per capire l'ultimo Terzani, che poi è quello che davvero è reso celebre, perché noi non conosciamo tanto il suo lavoro di giornalista, se non quando siamo proprio degli appassionati, ma proprio l'ultimissimo periodo in cui Terzani ci ha in qualche modo dato una concezione di questo genere. Al contrario dell'uomo occidentale, che è chiaramente quello che abbiamo rappresentato prima attraverso Michelangelo, che da secoli distingue fra mondo divino e naturale, per noi Dio crea la natura, questo è essenziale, la creazione, il dito con cui si sviluppa l'essere umano e poi tutto il resto, per i cinesi i due mondi non sono distinguibili, Dio e natura sono la stessa cosa.
Vero che molti non conoscono il lavoro di conoscono meglio l'ultimo Terzani del Terzani giornalista, sicuramente questo è uno dei libri più secondo me più impressionanti e sicuramente un libro straordinario di Terzani che raccoglie le sue cronache dalla Cambogia. La Cambogia negli anni in cui lui ci ha lavorato come cronista di Der Spiegel, per cui la Cambogia in mano ai Khmer Rossi, ma poi anche la Cambogia degli anni 90, dove lui è ancora tornato fino agli anni recentissimi della sua morte. Ho utilizzato la Cambogia per parlare di queste due concezioni completamente diverse della spiritualità, quella vicina a noi e quella lontana. Questo è un tempio meraviglioso di Angkor, che è il principale sito archeologico della Cambogia. Vi ho scritto l'anno in cui è stato costruito perché è coevo a Notre Dame, quindi questo vi fa un po' pensare qual è la differenza di concezione, pur tutte e due tendendo verso l'infinito, verso l'assoluto, sono due tendenze completamente differenti. Innanzitutto perché il buddismo Theravada è chiaramente differentissimo dalla concezione cattolica. Ma anche perché quello che è impressionante è che quando noi pensiamo all'architettura di questi luoghi la pensiamo sempre a un'architettura un po' primitiva, no? Questo tempio qua potrebbe, non sapere, un alieno guardando questa foto potrebbe considerarla un'opera architettonica del periodo delle piramidi, invece no, invece condivide con Notre Dame, cioè la cattedrale di Notre Dame, la stessa epoca, lo stesso secolo. Questo per dire che cosa? Per dire che l'interpretazione che noi abbiamo fatto dell'Oriente, di quello che noi, che i primi che hanno scoperto per esempio il sito di Angkor, hanno fatto dell'Oriente, era un'interpretazione completamente basata su questa idea di Cartesio, cioè che la poca maestria nei dettagli, la poca maestria tecnica corrispondesse a una assoluta mancanza di capacità di astrazione. Questo non è assolutamente vero perché la concezione del mondo del buddismo e poi dell'induismo, di questa cultura sincretica che è quella della religione cambogiana, ha un grado di raffinatezza e di complessità che non può essere valutato secondo i parametri occidentali, e questa è una cosa che io ho trovato spesso leggendo Terzani, soprattutto in un ultimo giro di giostra, quando comunque lui si trova a dover scegliere tra curarsi con la medicina tradizionale e curarsi con la medicina, con la cosiddetta medicina alternativa. Un libro bellissimo in cui lui racconta appunto il suo peregrinare tra chemioterapie e ashram indiani in cui gli viene praticata dei rituali di purificazione, e proprio in questo suo modo di guardare a queste due medicine lui porta proprio all'evidenza la contraddizione di questi due mondi, di due mondi che lui stesso nella sua persona tenta di unificare. A me piace molto pensare a Terzani come proprio questa figura che sta nel mezzo del vicino e del lontano, perché è una figura straordinaria che riesce assolutamente a mettere insieme in maniera critica questi due mondi così diversi. Andiamo avanti, grazie. E qui siamo a un punto di passaggio fondamentale per esplorare il pensiero di Terzani, perché ci addentriamo in quello che è un argomento che capirete essere crocevia di tutte le sue riflessioni. Lui dice: Angela, venuta a trovarmi nel mio eremo, si divertiva a vedere come acchiappavo con un fazzoletto le mosche entrate nella mia stanza per poi liberarle dalla finestra. Divertiva anche me, non perché pensassi che fossero la reincarnazione di qualcuno, ma perché mi pareva un modo per essere in armonia con gli altri esseri viventi, un'occasione per non togliere vita alla vita. Dal corpo verso Dio, Dio non come creazione della natura ma come la natura tutta, quindi qui un recupero completo di quella visione spinoziana per cui noi siamo organi di un'unica cosa e nessuno di noi è più importante, Terzani arriva verso la fine della sua vita ad accorgersi che un soggetto che non aveva mai considerato nelle sue riflessioni, ma che andava considerato al momento in cui intraprendeva questa riflessione con Dio, era questo. Da qui Terzani comincia una riflessione profondamente innovativa e quindi
leggiamo esattamente di cosa ha da dirci. Tutta la nostra società è fatta per dare sfogo alla violenza, è quello che ci dice nel video. E allora violenza produce violenza, non c'è niente da fare. Per questo anche il mio essere vegetariano è una scelta morale. Qui lui ci sta dicendo che cosa? Che la violenza, non importa dove è orientata, verso chi è orientata, ciò che importa appunto sono le condizioni di possibilità perché questa esista. E lui ci dice, come si può allevare la vita per uccidere e mangiarla? Come si può tenere delle spaventose, spaventose gabbie, migliaia e migliaia di polli, a cui si deve tagliare il becco perché non becchino, impazziti come sono, le galline che gli stanno davanti? Come si può allevare un vitello, che è bello, no? Un piccolo vitello, chiuderlo in una scatola di ferro, una gabbia di ferro, perché cresca chinosato dentro e la sua carne rimanga bianca, tutto per ingrassare, tutto perché possiamo avere anche noi parte di questa realtà, ce la possiamo mangiare. Hai mai sentito gli urli di un macello di maiali? E come puoi mangiare il maiale poi? È impossibile. La maggior parte delle volte che io ho sentito parlare di terzani, recentemente anche a Torino per la presentazione del libro che è uscito postumo, è come se questa parte fosse stata completamente rimossa. È chiaro che non è una rimozione non intenzionale, ma è quasi un meccanismo di rimozione. Perché quando noi ci incantiamo di fronte a un uomo del genere, ci dimentichiamo che lui ci ha dato una via precisa da percorrere per cambiare la nostra vita che lui criticava. Chiaramente noi prendiamo soltanto l'aspetto che non implica una modifica reale delle nostre vite. Ma noi siamo animali, ma come vediamo noi gli animali? Questa è un'opera, è una stampa, in realtà non è una pittura, ma una litografia su carta di Marcel Brothers, che è un importante artista belga. Lui è stato un grande allievo ed estimatore di René Magritte, che sicuramente tutti conoscete, che gioca con una contrapposizione tra la parola e l'immagine. Come voi sapete, noi le parole le possiamo leggere lettera per lettera quando non le conosciamo, per cercare di capire quello che ci stiamo dicendo, ma le possiamo anche leggere con un'immagine, con un ideogramma, quando conosciamo la parola. Se voi guardate esattamente questa immagine, vedrete, questa è una tavola come quelle che ci sono dal veterinario con tutti i tipi di cani o di gatti, e raffigura le varie tipologie di mucche da allevamento. Sotto queste raffigurazioni delle mucche, l'artista curiosamente ha messo dei nomi di automobili. Questo può sembrare una, diciamo, una buttata, in realtà nasconde una realtà un pochino più complessa che andremo a vedere più in avanti. Questo per farvi capire come funzionano queste immagini. È un disco, si chiama Tomatropio, un disco che raffigura da due parti, da una parte una gabbietta e da una parte un uccellino. Quando noi lo giriamo velocemente abbiamo l'impressione, la nostra retina, che poi è collegata con la nostra coscienza, ci fa vedere un'immagine unitaria di un uccellino e di una gabbia. Questo per farvi un po' capire come funzionano questo tipo di immagini, che ci fanno vedere una cosa ma in realtà ce ne stanno dicendo un'altra. Possiamo andare avanti. L'esempio più famoso appunto è René Magritte, questa non è una pipa. Sono parole che contraddicono l'immagine visuale. Leonardo sa, insomma, alcuni casi vietato vietare, io metto sempre. Sono questi paradossi linguistici che ci permettono appunto di giocare con le immagini e con le parole. Andiamo avanti. Purtroppo non si gioca sempre con le immagini e le parole. Questa è un'immagine di un cane. Il cane in alcune culture nigeriane viene conosciuto come il cane 404, ritenendo alcuni santoni nigeriani che mangiare alcune parti del cane può donare agli uomini alcune capacità che vengono date da quelle parti. Come vedete le zampe sono i pneumatici della macchina, per cui mangiandole l'uomo può correre più veloce. La coda è il telefono, per cui si può comunicare meglio, gli occhi, la testa e lo sguardo, insomma ogni parte corrisponde a una parte che si può mangiare. Vedete che infatti abbiamo messo l'immagine della Peugeot 404, che era stata simpaticamente, una volta dismessa in Francia, era stata simpaticamente smaltita in Nigeria, e quindi era diventato il termine di paragone per descrivere le parti del cane. Che cos'è questo?
Questo è un macello, questo è il primo grande macello industriale, nato a Chicago nel 1947 nel complesso delle Union Stock Yard. Questo è esattamente tutto ciò contro cui Terzani lottava in quei 7 minuti iniziali che abbiamo proiettato. C'è tutto, c'è l'alienazione dell'uomo, c'è l'uomo sfruttato in quanto corpo, nient'altro che corpo, e c'è la macellazione degli animali e un completo distacco dalla natura. Perché viene subito dopo questa concezione del cane Peugeot 404? Perché l'animale qui è macchina, nient'altro che macchina, niente più che questo. Quindi quella concezione cartesiana, che a breve esploreremo in modo un pochettino più dettagliato, qui viene a concretizzarsi completamente. Affinché l'uomo possa fare una cosa del genere, chiaramente deve rispondere diversamente alla domanda che Terzani ci ha fatto prima. Come si può allevare la vita per mangiarla? Terzani dice è impossibile. Chiaramente non è così. Perché affinché una cosa del genere, come quella che vedete alle mie spalle, possa aver luogo, è perché noi riteniamo non soltanto possibile ricreare la vita, allevarla e trattarla come macchina, ma soprattutto la riteniamo normale. Questa è la normalità contro cui Terzani normalmente, appunto, lottava. Infatti, silenzio era disperante. Alla vista dei cadaveri, come al loro puzzo, si fa presto l'abitudine. Il primo è uno shock, il secondo meno, il terzo e gli altri semplicemente delle cose, una quantità da contare, da registrare. Ma i moribondi no. La vista dei moribondi è insopportabile, specie se si sa che si potrebbero salvare. Vai avanti, grazie. Questa è una citazione da Dispacci dalla Cambogia. Terzani lì non stava parlando di animali, in quei Dispacci della Cambogia, per chi di voi ha letto il libro, Terzani racconta che i primi tempi che era lì vedeva dei morti e si trovava sostanzialmente sconvolto. E cosa cercava di fare? Cercava di vedere in che modo poteva aiutare le famiglie, per esempio, cercava di capire chi fosse morto, di cosa fosse morto, come contattare i parenti, per esempio, perché non riusciva ad abituarsi a una tale visione. Dopo un po' che stava lì, ci dice quello che ha appena detto Valentina. Li contava. C'era passato dal qualcuno al qualcosa. L'abitudine era tale che lui non si soffermava più su ogni singola morte, ma le accumulava, le metteva insieme. Quella citazione serve per capire esattamente che cosa avviene all'interno di un macello, perché Terzani è in grado di mettere in modo così sottile insieme la vita animale con la vita umana. Gli animali non umani all'interno di un macello, come all'interno di un allevamento intensivo, non sono altro che numeri che si sovrappongono l'uno con l'altro. Sono quantità, la qualità viene persa completamente. Sono infinitamente ripetibili e nella loro differenza noi li trattiamo come tutti uguali. Li contiamo, non abbiamo più in nessun modo la percezione che questa vita, che anche quella vita, abbia un volto. Quando si parla di Cartesio, si pensa alla filosofia e basta, alla filosofia teorica, qualcosa che non incide con la vita di tutti i giorni. Invece Cartesio è esattamente il punto di snodo teorico con cui poi avviene in pratica l'oggettualizzazione della vita. L'animale è macchina, è un orologio rotto. Nelle Meditazioni di prima filosofia Cartesio dice che gli animali sono orologi rotti, meccanismi causa-effetto che in qualche modo sono montabili e smontabili. Che cos'è questa? Estremamente simile al macello che vi ho mostrato. Questa è la Ford, la fabbrica delle macchine, è del 56, è di 8 anni successiva alle Union Stock Yard, perché Ford si ispira al macello per creare la sua prima fabbrica di automobili. Qui il processo cartesiano contro cui Terzani lotta è andato completamente. A cosa si ispira l'uomo che deve creare le macchine e quindi pezzi che tra loro vengono composti e scomposti? Agli animali che nelle Union Stock Yard sono oggetti tra loro composti e scomposti. A cosa si era ispirato chi aveva creato il macello delle Union Stock Yard? Treblinka, campo di concentramento. Questo vi deve fare capire come la connessione totale è, perché Terzani ovviamente aveva in mente qualcosa di molto 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 controintuitivo rispetto a quello che viviamo tutti i giorni. Il libro che vedete alla sinistra è il libro di Charles Patterson,
che è un ebreo che ha vissuto all'interno del campo di concentramento di Treblinka, per cui, come dire, non è uno che a un certo punto ha deciso di fare un paragone improprio perché si è trovato a osservare dall'alto la situazione e ha visto delle somiglianze, ma è uno che dall'interno di quel luogo, una volta che ne è uscito, ha detto che per gli animali non umani Treblinka dura per sempre e che questi luoghi di sfruttamento sono terribilmente analoghi. Vogliamo eliminare le armi? Bene, non perdiamoci a discutere sul fatto che chiudere le fabbriche di fucili, di munizioni e di mine antiuomo, di bombe atomiche creerà dei disoccupati. Prima risolviamo la questione morale, quella economica la affronteremo dopo. O vogliamo ancora prima di provare a renderci al fatto che l'economia determina tutto, che ci interessa solo quel che ci è utile? Lettere contro la guerra. Questa è una citazione fondamentale, se capite bene cosa ha già detto Terzani, per farvelo capire vi farò un esperimento mentale. Terzani era un uomo che era convinto che nel momento in cui noi vediamo un problema morale all'interno delle nostre società, produzione delle armi, iperproduzione delle armi, mattatoio animale, guerra, il problema non è trovare dei motivi collaterali per cui tutto questo dovrebbe cessare, o per cui dovrebbe continuare, per esempio appunto che c'è una domanda economica tale per cui le armi sono comprate, così la carne. Così la guerra è fatta per motivi economici, per il colonialismo e via dicendo, ma che noi dobbiamo guardare al punto perché nel momento in cui l'uomo perde di vista la morale, c'è cioè la questione centrale, sopra cui tutte le altre in qualche modo poi ruotano, sta perdendo di vista se stesso. Che cos'è questa distinzione che Terzani ha in mente nel momento in cui ci dice questa cosa contro le armi? Una distinzione tra i cosiddetti argomenti diretti e indiretti che hanno a che fare con l'etica. Vi faccio questo esperimento mentale. Immaginate qualcuno che sta prendendo a calcio un bambino. Voi vivete questa situazione, vedete uno che comincia a prendere a calcio un bambino. Potete dirgli questo, smettila, perché se continui a farlo, il bambino si fa male. Questo è un argomento diretto, ok? Smettila, il bambino si fa male. Ma potreste dirgli questo, smettila di continuare a farlo, le scarpe si sporcano. Questo è esattamente la distinzione tra un argomento diretto e indiretto. Nella sua esagerazione, come ve l'ho mostrata adesso, è la struttura che sta dietro il fatto non mangiate più la carne perché vi fa male, dimenticandosi che appunto c'è la riproduzione della vita e che ci sono quegli animali che stanno morendo, oppure il dietro la guerra ci sono interessi economici, dimenticandosi di chi muore ogni giorno. Quindi discutere degli aspetti collaterali lasciando stare il centro. E qui lui in qualche modo ci riporta all'osservazione degli animali, che per lui è essenziale affinché si possa comprendere perché è necessario ripartire anche da loro. Guardavo quei bei pesci muoversi nell'acqua, guardavo i maialini appesi agli uncini e pensavo a come, a parte la miseria e la fame, l'uomo ha sempre trovato strane giustificazioni per la sua violenza carnivora nei confronti degli altri esseri viventi. Uno degli argomenti che vengono ancora usati in Occidente per giustificare il massacro annuo di centinaia di milioni di polli, agnelli, maiali e bovi è che per vivere si ha bisogno di proteine. E gli elefanti? Da dove prendono le proteine gli elefanti? Capite bene che cosa ci sta dicendo lui adesso, no? Che per la violenza, per dar sfogo alla violenza, come ci dice lui, noi troviamo sempre delle elaborate giustificazioni per continuarlo a fare. Perché? Perché non ci sono reali argomenti per farlo e noi abbiamo bisogno in qualche modo di coprire tutto ciò con un velo che ci permetta, come dire, di continuare in quella che noi riteniamo essere normalità, ma che in realtà dietro consuma un abominio. Allora, da dove cominciare? Forse cominciare dallo sguardo dell'animale. L'unica cosa che si può fare è cercare di guardarli finalmente questi animali in una maniera diversa, non soltanto quando arrivano sulla nostra tavola in forma di fettina o di cotoletta o di soufflé o qualsiasi altra cosa, ma cominciare a ripartire dallo sguardo animale. Uno dei filosofi a cui stiamo più pensando in questa fase del lavoro che facciamo è Jacques Derrida. È un filosofo francese che solo nella seconda parte della sua vita intellettuale si dedica a ripensare il concetto di animalità. In un momento topico, direi, della filosofia occidentale,
nel momento in cui Derrida, dopo la doccia, esce dal bagno e si ritrova nudo davanti allo sguardo della sua gatta. La gatta lo guarda e lui per la prima volta si vergogna perché vede un'individualità che lo sta guardando, non è solo un gatto di cui incrocia lo sguardo, ma è la sua gatta, Lucrezia, di cui riconosce lo sguardo, davanti a cui prova imbarazzo. Questo è un lavoro di Tiziana che raffigura Derrida davanti a un acquario e si interroga sulla pazienza dei pesci e dice: penso alla pazienza, l'impazienza di questi pesci che stanno qui. Pensate cosa vuol dire per un pesce essere in un acquario, no? Questo sguardo di Derrida che incontra lo sguardo del pesce rosso. Eppure dice: come dire, obbligato a figurare dietro il vetro, davanti a uno sguardo, ancora nonostante il vetro, appunto, Derrida riconosce questo sguardo dell'animale in avanti. Inoltre stanno come io sto, no? Derrida capisce che loro condividono qualcosa con lui, che poi l'animale non è una cosa così diversa da noi, ma è l'animale che dunque sono, che è il titolo di uno degli ultimi libri di Derrida prima di morire, l'animale che dunque io sono. Andiamo avanti. E lui dice alla fine di questa sequenza che ha presa, Tiziana ha ridisegnato una sequenza di un film di Safa Fatih, che era un'allieva di Derrida, che ha fatto un film bellissimo su Derrida, e dice: a volte immagino che sia un'immagine dell'inferno, no? Girare per sempre in questo acquario messi dietro un vetro. Questo è un lavoro di Tiziana che abbiamo messo perché la stiamo, appunto, come detto, stiamo lavorando con lei su quest'idea altra dell'animalità nella storia dell'arte. Tiziana ha fatto una performance nel 2008 in cui ha invitato degli amici a casa per una cena e gli ha fatto trovare un bel polletto che razzolava in cucina. Queste persone terrorizzate che il pollo fosse macellato davanti ai loro occhi, gli era quasi passata la fame, no? Non volevano quasi più partecipare alla cena. Invece Tiziana, a un certo punto della serata, gli ha rivelato che aveva già preparato un couscous vegetariano e che quindi non dovevano preoccuparsi della sorte di Pio Pio, ma potevano godersi la cena invitando anche l'animale alla tavola. Questo è un bellissimo concetto del lavoro di Tiziana, che è il concetto dell'ospitalità, di questa aprirsi alla partecipazione dell'animale nella nostra vita, quindi recuperare proprio la loro presenza all'interno della nostra vita. Andiamo avanti. Recentemente abbiamo lavorato con Tiziana anche su una performance che è stata fatta all'interno di una mostra di Marinella Senatore al Castello di Rivoli. Tiziana, con l'aiuto di alcuni attivisti e di alcuni collezionisti alle quali lei ha scambiato le proprie opere con la salvezza di questo animale, è riuscita a salvare un'asina che si chiama Cometa Morena, perché appunto era Natale e abbiamo voluto aggiungere al suo nome quello di Cometa. Tiziana ha fatto incontrare via Skype questi bambini di una scolaresca di Torino con l'asina che è vicino al Cividale, collegati su Skype, e ha spiegato ai bambini la storia di quest'asina e ha detto loro: Cometa Morena salva anche grazie a voi bambini. Naturalmente per i bambini il concetto di ospitalità è molto più immediato del nostro, il bambino è sempre aperto all'altro perché è pieno di curiosità, è pieno di, appunto, questo abbraccio affettuoso nei confronti della vita, dell'esistenza, e quindi non subito adottato Cometa Morena. Gli hanno letto dei brani di poesie che avevano scritto loro estemporaneamente, delle citazioni di grandi pensatori come Gandhi o altri pacifisti e vegetariani. Quello che è interessante secondo me del lavoro di Tiziana è che la vita dell'animale, è stato spezzato un po' questo rapporto tra l'arte, il denaro e la vita degli animali. Tiziana non compra la vita dell'animale dall'allevatore, ma scambia un proprio dipinto con l'animale, per cui spezzando questo circolo di sfruttamento reciproco. Andiamo avanti. Questa è una frase di Derrida che in qualche modo riassume quello che ci siamo detti, e poi passiamo all'ultima fase, la fase, diciamo così, più complessiva del pensiero di Terzani. L'ospitalità assoluta esige che io apra la mia dimora e che la offra non soltanto allo straniero, provvisto di un cognome, di uno statuto sociale di straniero, eccetera, ma all'altro assoluto, sconosciuto, anonimo, e che gli dia luogo, che lo lasci venire, che lo lasci arrivare a aver luogo nel luogo che gli offro, senza chiedergli né reciprocità, né entrata in un patto, e neppure il suo nome.
cosa ci stanno dicendo qui sia Terzani che quello che, di cui abbiamo seguito la falsariga, sia Derrida, che è facile l'etica con chi ci somiglia. Il problema è l'apertura allo straniero assoluto, quello di cui non sappiamo niente, e che è tale anche al di là della sua forma. Può essere animale o umano, bianco o nero, donna o uomo, non importa, ma è l'alterità in quanto tale che in qualche modo va accolta. Sempre Derrida, in uno scritto contro il terrorismo dell'11 settembre, diceva: qual è il tipico modo con cui si muove l'etica occidentale anche nei confronti di coloro che in qualche modo dovrebbe aiutare, dei paesi occidentali? Come se dicesse una cosa del genere: ti lascio un posticino a casa mia, ma non dimenticarlo se è a casa mia. Cioè, il problema fondamentale è questo: ti apro la porta, ma togliti le scarpe all'ingresso. Cioè, l'etica non è mai assolutamente disinteressata. Infatti, tutto questo discorso che abbiamo fatto, che passa... qui andiamo avanti, un'altra immagine tiziana, che passa attraverso gli animali, il corpo di Dio, è come un pretesto per arrivare al punto esatto che Terzani ha in mente. Cioè che la realtà, in qualche modo, va sempre indagata e interrogata, e che nel momento in cui ci mettono qualcosa davanti, noi dobbiamo chiederci realmente se quella cosa lì costituisce verità o se non bisogna indagare che cosa c'è dentro. Tra i concetti in qualche modo filosofici che emergono dalle tesi di Terzani ci sono senza dubbio, questi sono quattro, vediamo sostanzialmente attraverso una citazione, poi ve lo faccio vedere, quelle che chiamiamo eufemisticamente carne sono verità, pezzi di cadaveri, di animali morti, morti ammazzati, perché fare del proprio stomaco un cimitero, questo ancora una volta è un pretesto, un'immagine per capire che dietro una parola c'è di più. La verità è una terra senza sentieri, e qui in Terzani possiamo vedere una forma di realismo, e bisogna capire cosa c'è dietro i fatti per poterli rappresentare. C'è una forma di decostruzione. Qual è il senso di tutto ciò? Cioè che non ci sono interpretazioni possibili di un fatto quando è un fatto. Un fatto trascende quello che noi pensiamo di lui. Quello poi è un punto di vista che noi abbiamo sul mondo. Ma Terzani ci sta dicendo: nel momento in cui noi ci troviamo di fronte alla morte di un uomo, alla morte di un animale, all'acquisto di armi, alla macellazione, allo sfruttamento, qualsiasi pretesto che possiamo utilizzare per nobilitare quel fatto rimane un fatto violento. E dunque dobbiamo capire che cosa c'è dietro per poterlo rappresentare e non accettare quello che normalmente ci viene dato. Se vogliamo, tutta l'ultima fase del pensiero di Terzani è un manifesto che si vuole chiudere in quest'ultima fase, in quest'ultima frase. Non accettate passivamente ciò che vi viene detto, ma cercate di capire che cosa c'è dietro. Adesso vi parlerò di Robert Morris, che è uno dei più importanti artisti del Novecento e oltre, un artista americano che si è occupato di arte minimal, di land art, forse lo conoscete per delle installazioni altre, ma comunque ha lavorato anche molto sui labirinti. Questa è un'opera recente. Morris, questa qui è una parte del lavoro di Morris che non conoscono in molti, perché si rifà degli elementi autobiografici del lavoro di Morris. Il padre di Robert Morris lavorava in un allevamento di questi tori, di questi buoi Brahma, di questa razza che viene dall'India, che sono dei tori che hanno una grande resa, la loro carne rende molto a pari di quello che gli viene dato da mangiare, e quindi vengono allevati estensivamente nelle pianure del Midwest americano. Morris riprende alcuni elementi della sua autobiografia, come per esempio i tour che gli faceva fare suo padre nel mattatoio, per parlarci non solo della sofferenza dell'animale, ma anche dell'alienazione che si trova a lavorare ogni giorno con la morte, quello che si prova ad impugnare ogni giorno quella pistola che viene puntata addosso agli animali. E come fa questo? Lo fa in un modo molto singolare. Lui durante una performance registra se stesso con la sua voce mentre dà istruzioni per rimette in scena le istruzioni, cioè quello che si fa in un mattatoio quando si decide di dividere le mucche. E sono chiedo adesso a Ernest Bigatton di leggere il testo di Morris che ci racconta quello che succede in questo principio di realtà, no, dell'arte. Robert
un metodo per dividere le mucche. Essenziale disporre di un lungo corridoio o strettoia, con una grande sala e un recinto su un lato, a circa metà strada tra le estremità del corridoio. Naturalmente, più mucche ci saranno da dividere, più il corridoio dovrà essere lungo e più grande il recinto. Si deve disporre di due uomini per ordinare le mucche secondo il metodo qui rappresentato. Il lavoro può essere fatto da un solo uomo, ma in tal caso lo sforzo richiesto, dovuto all'accelerare, all'inciampare, alla sudorazione, al panico degli animali, tutte queste cose rendono l'operazione poco pratica. In sostanza, il metodo che utilizza due uomini è il seguente. Le mucche sono guidate nel corridoio oltre la porta della stanza del recinto. La porta della stanza del recinto deve aprirsi verso l'estremità del corridoio, dove tutte le vacche sono affollate. Il primo uomo procede con le mucche oltre il cancello, il secondo uomo si ferma al cancello. Egli è l'uomo addetto al cancello. L'altro uomo è l'uomo che dirige e prende tutte le decisioni. È essenziale che il ruolo di subalterno, quando si ordinano le mucche, sia ben chiaro. Egli non deve mai, per ragioni di efficienza e sicurezza, mettere in discussione le decisioni dell'uomo che comanda. Ora, immaginiamo che l'uomo che comanda si trovi tra le mucche alla fine del corridoio. Egli si tiene sempre a metà tra l'uomo del cancello e le mucche e le tiene accalcate contro il fondo del corridoio. Egli può farlo facilmente, agitandosi con tutto il corpo. Ciò mantiene il necessario livello di nervosismo tra le mucche. Fino a quando esse girano in tondo, l'uomo che dirige può essere sicuro di averle in pugno, per così dire. Quando si è pronti per dividerle, l'uomo che dirige mette le mucche in guardia alzando improvvisamente entrambe le braccia a terra, piegando leggermente le ginocchia in una sorta di piegamento, lasciando cadere la parte superiore del corpo e allo stesso tempo saltando con la parte bassa. L'uomo che dirige dovrebbe praticare questo movimento fino a quando diventa fluido contemporaneamente, ponendo tutto il suo essere in uno stato di allerta assoluto, uno stato di potere e autorità. Un buon comandante può immobilizzare circa 30 mucche con tale movimento. Dopo il movimento di preparazione, le mucche sono ferme sul posto, quasi ipnotizzate. L'uomo del cancello deve allora piantarsi sui piedi, ben distanziati, e ottenere una buona presa sul suo cancello. Egli dovrebbe essere leggermente accovacciato, concentrare il suo sguardo sul volto dell'uomo che comanda. Lentamente quest'ultimo si raddrizzerà avvicinandosi alle mucche. Se il cancello si trova sulla sinistra del corridoio, deve mantenersi leggermente a destra del centro. Le mucche si dirigeranno verso il lato sinistro, assecondando l'uomo che dirige e che andrà verso destra. Ci sarà un affollamento nell'angolo a sinistra fino a quando una mucca schizzerà fuori dal mucchio, precipitandosi lungo il lato sinistro del corridoio, oltre l'uomo che dirige. Ma questo è esattamente ciò che l'uomo che dirige vuole. Egli sa cosa fare con questa mucca. Come questa schizza via, egli urla: passa! Oppure entra. Nel primo caso l'uomo del cancello si abbattisce contro il cancello e diventa parte del muro. Nel secondo caso si precipita nel corridoio aprendo il cancello con un angolo di 60 gradi. La mucca si precipita allora nel recinto. Lui chiude il cancello e blocca di nuovo la sua attenzione e concentrazione sul volto dell'uomo che dirige. Di nuovo l'uomo che dirige si sposta sulla destra. Di nuovo una mucca schizza fuori. Di nuovo l'urlo di passa oppure entra. L'immobilità o l'azione da parte dell'uomo al cancello
Così si ripete fino a che tutte le mucche, tranne l'ultima, sono uscite alla fine del corridoio. L'ultima mucca viene avvicinata dall'uomo che dirige in modo più lirico e meno teso. Di solito l'ultima mucca è anche un po' più rilassata e sa cosa l'aspetta. Si potrebbe dire che l'ultima mucca è scacciata, in quanto l'uomo che dirige non dovrà più agire con la stessa precisione a centesimo di secondo. Tale mucca di solito trotta piuttosto che schizzare nel corridoio o nel luogo a cui è destinata. L'uomo che dirige deve quindi rivolgersi al suo uomo del cancello e dire: questa è quella che stavamo cercando. Grazie Ernest. È chiaro qui che ci sono degli elementi autobiografici e che nel suo lavoro artistico Morris indaga quelle che sono le ideologie del lavoro, no? Che gli ricordano una certa ripetitività anche del lavoro dell'artista, e soprattutto porta all'evidenza il fatto che questa litania di istruzioni in un'economia capitalistica non risulta per niente assurda, ma risulta quasi l'unico metodo possibile per fare un lavoro assurdo, no? Questo è un po' l'idea di Morris, far emergere appunto questa assurdità del lavoro che lui tante volte si è trovato a osservare perché suo padre lavorava in uno di questi allevamenti. E qui Terzani, con cui veramente stiamo adesso veramente avviandoci alla conclusione, ci sta in qualche modo rappresentando la normalità della brutalità che viviamo costantemente. Lui dice: il mondo non è più quello che conoscevamo, le nostre vite sono definitivamente cambiate, forse questa è l'occasione per pensare diversamente da come abbiamo fatto finora. L'occasione per reinventarci il futuro e non rifare il cammino che ci ha portato all'oggi e potrebbe domani portarci al nulla. Mai come ora la sopravvivenza dell'umanità è stata in gioco. Questo è chiaramente un concetto essenziale. Lui ci dice: siamo a un punto di svolta per cui possiamo guardare indietro per cercare di andare davanti in un modo diverso. Per farlo però chiaramente bisogna passare attraverso un cambiamento collettivo ma anche individuale che ha a che fare con i punti che abbiamo visto adesso. Un'opera di Douglas Gordon, Play Dead, 2003, è una performance di Douglas Gordon in una galleria di New York. Douglas Gordon ha fatto trasportare un elefante ammaestrato del circo in questa galleria e ha inscenato una danza tra l'operatore con la telecamera che lo riprende e questo elefante al quale viene chiesto di giocare a fare il morto, no? Fa il morto e questo elefante con tutto il suo peso si butta sul pavimento. Guardate questo video, potete trovarne delle versioni su YouTube abbastanza inquietante perché rivela proprio l'incapacità totale degli artisti di saper guardare gli animali, cioè non fare una performance del genere con un animale portato via dal circo, messo lì in una galleria multimilionaria di New York a fare questo gioco play dead dell'animale che si butta su e giù e poi montarlo su questi schermi giganti, ingigantendo ancora di più l'assurdità di questa modalità, no, di interagire con l'animale, una modalità che è ben descritta da John Berg, che è uno storico dell'arte molto bravo a descrivere lo zoo e il modo in cui noi guardiamo dagli animali. Gli occhi di un animale quando esaminano un uomo sono attenti e concentrati. Lo stesso animale può usare lo stesso modo di guardare anche le altre specie, non riserva uno sguardo speciale per l'uomo. L'animale guarda l'uomo attraverso un abisso di non comprensione, questo è il motivo per cui l'uomo può sorprendere l'animale. Eppure l'animale, anche se domesticato, può sorprendere l'uomo, anche l'uomo lo sta guardando attraverso un simile abisso di non comprensione. Egli guarda attraverso ignoranza e paura, e così, quando è guardato dall'animale, è guardato allo stesso modo di ciò che gli sta intorno. Ma l'animale resta distinto dall'uomo, e gli viene conferito un potere comparabile a quello dell'uomo, ma che con questo non può mai coincidere. L'animale ha dei segreti che, a differenza di quelli delle grotte, delle montagne e dei mari, sono specificamente rivolti all'uomo. Andiamo avanti. E se poi mi capitasse di avere una tomba, mi piacerebbe che fosse una pietra con un incavo, perché ci vengano a bere gli uccellini, e con su scritto il nome, le due date d'obbligo e la parola viaggiatore. Siamo arrivati alla conclusione.
E questo percorso che abbiamo fatto, giusto per racchiudere un po' il senso di quello che ci siamo detti, ha due obiettivi specifici. Il primo è cercare di ricordare Terzani per quello che poi lui realmente voleva dirci, che era cambiate, non era un semplice raccontare, lui non faceva soltanto dei report, ma ci dava delle indicazioni specifiche attraverso cui è necessario passare per poter in qualche modo trasformare questo mondo che lui dice non esiste più e dobbiamo stare attenti perché altrimenti quello che ci ha portato oggi ci porterà domani a nulla. È quello che ci dice di più forte probabilmente, che ci lascia nella sua ultima riflessione, ma anche un altro obiettivo, cioè che chiaramente attraverso i Terzani noi possiamo discutere, e questo è stato chiaramente anche un po' l'uso strumentale di cui ci scusiamo, di tutta una serie di tesi che sono fondamentali oggi per la storia della filosofia, per lo sguardo che noi possiamo dare all'arte e non solo. Cioè che tutto ciò ci permette di comprendere come ci siamo pensati, in opposizione a cosa ci siamo pensati e attraverso cosa dobbiamo passare. Cioè che la nostra concezione di umanità nasce, cresce, si sviluppa in opposizione a quella dell'animale, ma che poi attraverso il passaggio del corpo ci accorgiamo di essere nient'altro che quello. Bacon che guarda le carcasse e si stupisce di non essere appeso al posto loro, e quelle carcasse che si ritrovano sulle rive del fiume quando Terzani fa il corrispondente in guerra e non si capisce più se sta parlando di umani o di animali. Quella violenza che in qualche modo è costitutiva delle nostre società e che Terzani dice essere problematica di per sé, a prescindere dal fatto che venga o non venga orientata nei confronti di corpi che hanno forme di animale non umano o che hanno forme di animale umano, ma anche la fine della distinzione tra animali umani e non animali non umani. Perché? Perché la nostra concezione di umanità è anche iniziata da questo pensiero della corporeità che noi abbiamo dato a Dio, che è quello che Terzani ci mostra all'inizio. Mentre per esempio lui ci invita a guardare il pensiero orientale, perché l'umanizzazione di Dio è un vizio che soltanto sbagliando ci potevamo permettere. Perché chiaramente se c'è qualcosa di spirituale, questo ha a che fare con tutte le parti della natura e non soltanto con una parte che noi abbiamo ritenuto essere essenziale, banalmente perché siamo noi a pensare qual è quell'essenziale e pensiamo di essere noi, che è quasi un vizio tautologico. Che cosa c'è di speciale nel mondo? Io che penso. Penso dunque sono, Cartesio. Chiaramente lì c'è un vizio, che è il vizio di credere che soltanto noi siamo in qualche modo speciali. E qui Terzani ha tanto da dirci, e noi in qualche modo un po' provocando abbiamo cercato di far comprendere che nel momento in cui si celebra un uomo del genere bisogna ricordarsi che un uomo del genere è diventato l'uomo che è perché ci ha invitato a vedere le cose controcorrente rispetto a come andavano tradizionalmente. E questo suo passaggio verso il controcorrente passa attraverso un'eliminazione sostanziale della violenza anche nei confronti di chi normalmente vediamo come qualcosa, gli animali, una ridefinizione del corpo così come normalmente l'abbiamo pensato. Per esempio Terzani nell'ultima fase della sua vita non si fa più neanche curare perché accetta che il corpo di per sé è qualcosa da cui in qualche modo a un certo punto bisogna staccarsi e che non ha senso ostinarsi. Eppure lui dice noi come occidentali non possiamo in qualche modo giocare a essere figli di un paradigma che non è nostro. Quando lui ci parla della medicina orientale, Valentino lo diceva prima, dice io sono stato ovunque, ho cercato di bere il piscio di vacca, ci dice lui, ma non riuscivo a guarire in nessun modo. E questo perché tu devi credere nelle cose fino in fondo affinché queste possano funzionare. E noi in qualche modo siamo viziati dal fatto che in certe cose non potremo mai credere fino in fondo e bisogna dunque trovare una prospettiva che è integrativa tra quello che è un pensiero completamente diverso dal nostro e quello che è il nostro pensiero. Però secondo me davvero nel momento in cui si ricorda qualcuno bisogna ricordarsi anche che cosa questo qualcuno ha detto e che cosa questo implica per il cambiamento delle nostre vite, altrimenti è soltanto un modo per far finta di ricordarlo e continuare a farci bellamente la nostra vita senza che ci scalfisca quello che poi è stato il suo insegnamento probabilmente più profondo che lui ci ha trasmesso. Grazie.